Ragazzi e ragazze, mia family, bonjour! Oggi voglio fare questo video molto particolare, spero di non avere rossetto sui denti, ok, sempre a posto. Oggi voglio fare questo video molto strano e bizzarro perché ho visto Trisha Paytas fare un video in cui le celebrity decidevano che cosa doveva mangiare per 24 ore e quindi, visto che conosco alcuni youtuber e con alcuni youtuber mi sento perché insomma siamo amici, ho pensato di chiedere a loro di scegliere che cosa devo mangiare per tutta la giornata di oggi. Quindi abbiamo colazione, pranzo, cena e due spuntini decisi da... c'è Adriana, c'è Chiara, c'è Gianmarco, c'è Issima e c'è Carlita. Quindi in realtà avrei voluto chiedere a tantissimi altri youtuber di aiutarmi, però avrei dovuto mangiare come una balena costantemente, ininterrottamente per tutta la giornata. Però magari se vi piace potrei farne un altro prossimamente con altri youtuber. Ditemi voi, spero vi piacerà, spero che piacerà anche a me filmare questo video, perché vi dico la verità, i miei gusti sono estremamente particolari, cioè sono molto... schizzinosa, se si può dire così. Non mi piacciono tantissime cose e ho visto quello che mi hanno consigliato e sono un po' preoccupata diciamo così. Comunque vi metterò il link ai canali di tutti quanti gli youtuber che vedete in questo video qua sotto nel box informazioni, così se volete andare a vedere i loro canali potete farlo. Primo youtuber che mi consiglia la colazione è Issima91, che in realtà ho chiesto la stessa identica cosa anche ad Adriana, ma quello che mi consiglia lei lo faremo per la merenda. E andiamo a vedere adesso che cosa ci consiglia Issima91, che cosa ci consiglia Cristiano. Non ci sono più, ok, sono diventato un fantasma per 3 secondi. Andiamo a vedere che cosa mi consiglia Cristiano come colazione. Se non sbaglio è McDonald's, comunque vediamo assieme. Ciao tesoro, buongiornissimo caffè, sei già sveglia oppure dormi? Mi tocca sceglierti la colazione e per l'occasione ti vorrei far provare una cosa che ho sempre voluto provare io, ma che non ho mai mangiato, non so come mai perché sono scemo insomma. Puoi andare, se lo hai nelle vicinanze, in un McDonald's a prendere i pancake con lo sciroppo, se no li puoi cucinare sempre te, o se no puoi andare in qualsiasi altro posto, basta che per colazione ti mangi i pancake impregnati pieni di sciroppino e da bere un bel cappuccino con la schiuma alta così, con lo zucchero di canna. Fammi sapere poi se sono buoni, mi raccomando, io ti mando un bacio. Ciao Nicole, buon appetito. Ok, allora ragazzi, McDonald's, pancake con tantissimo sciroppo d'acero, con un cappuccino con tanta schiuma e zucchero di canna, ok. Quindi adesso andremo al McDonald's, vi anticipo soltanto che amo i pancake, quindi Cristiano sei stato molto gentile a non darmi una roba schifosissima. Quindi amo i pancake, quindi questa sarà una buona colazione, tra l'altro ho super super fame e quindi sono contenta di mangiare i pancake. Spero che ci siano nel mio McDonald's, ma presumo di sì, adesso vedremo comunque perché appunto voi verrete con me. E l'unica cosa è che io odio il caffè, non bevo cappuccino, non bevo caffè, lo detesto, ma per questa challenge lo farò. E ragazzi, non sto scherzando, è tipo il primo cappuccino che io bevo in vita mia, non credo di aver mai, se non il caffè latte che mi prepara tipo mio papà a volte, ma cioè veramente io non caffeina mai, se non con la Coca-Cola. Io bevo solo tè caldo, quindi per me è seriamente una challenge questa. Comunque, let's go. Ci siamo, eccolo qua, McDonald's. Allora, bevande e bevande e caffè, dolce svizzero. Ok, trovati, erano sotto gelati e dessert. Topping, sciroppo, cioccolato e caramello. Cristiano ha detto sciroppo, quindi sciroppo. Ok, aggiungerlo. Aspetta, poi devo prendere un cappuccino. Allora, metto caffè, caffetteria calda. Cappuccino. Cappuccino, grande cappuccino normale, presumo. Basta, vai da ok, ecco fatto. Andiamo a ritirare il nostro ordine. Eccoci ragazzi, cappuccino, sciroppo, pancake. Cristiano, per te.
questo quanto non ho mai ordinato i pancake al McDonald's, ok? Quindi è la mia primissima volta. Questo è il pack. Due pancake caldi, hanno un buon profumo e questo è lo sciroppo d'acero, presumo, di solito c'è lo sciroppo d'acero, ok. È buono, tantissimo sciroppo. Cristiano, come mi hai detto tu, guarda. Nel frattempo è arrivato anche il cappuccino, ok Cristiano, che io berrò solo per te, perché io non bevo mai caffè, ve l'ho detto prima, quindi mi sembra veramente strano averlo. Zucchero di canna, come tu hai ordinato. Non so quanto zucchero devo metterci nel cappuccino, comunque spero che ti soddisfi e che sia giusto. E questo quanto, assaggiamo. Tanto ci tengo a ringraziare tutte le ragazze che si sono fatte la foto con me al McDonald's. Allora, questo sciroppo d'acero è molto molto dolce. Sono abituata allo sciroppo che è più tipo amaro, però è molto buono. Nuova scoperta del McDonald's, i pancake consigliati. Cristiano, li consiglio anche a te, visto che hai detto che non li hai mai assaggiati. Ok, cappuccino. Sta proprio di caffè. Mi sbaverò tutto il rossetto solo per te, Cristiano. Boh, pensavo peggio, però non è tra le mie bevande preferite, non lo sarà mai. Ok, questo è quanto sostanzialmente. Non ho finito tuttissimissimissimo, ma ho avanzato un pezzetto del pancake e un po' del cappuccino, perché ragazzi, già il fatto che io abbia bevuto così tanto è una specie di miracolo, ok, in terra. Quindi, colazione fatta, direi che niente male, buoni i pancake, sciroppo d'acero un pochino troppo dolce per i miei gusti, ho detestato il cappuccino, ma questa è la challenge, questo ho fatto, e ci vediamo tra un po' per la merenda. Ok, sono di nuovo a casa e adesso invece, allora, in realtà, come vi dicevo prima, ad Adriana avevo chiesto anche lei la colazione, mi sono sbagliata, l'ho chiesta sia a Cristiano che ad Adriano che sulla colazione, quindi quello che Adriana mi ha consigliato io lo mangerò come spuntino appunto tra la colazione e il pranzo, un piccolo spuntino, ok? Quindi vediamo che cosa mi consiglia lei. Buongiorno Nicole, mi hai chiesto che colazione consigliarti e ti do proprio la colazione che io faccio più spesso in questo periodo, insomma, un po' più caldo si spera. Bevo, in realtà il tè caldo, però quello lo bevo anche in inverno, quindi inverno, estate, però lo accompagno con una galletta di mais con sopra la crema al cioccolato, puoi mettere anche la Nutella, però no, se vuoi fare una cosa un po' più light, una crema al cioccolato magari bio, un po' più light, e le fragole o le banane. Ok, quindi abbiamo la galletta, adesso andremo al supermercato a prenderla, perché l'unica cosa che non ho sono appunto le gallette di mais, che spero di trovare. Io di solito prendo quelle di riso, ma spero di trovare quelle di mais, con la Nutella e le fragole, fantastico, e il tè caldo, preferisco il tè caldo rispetto al cappuccino, preferisco, ok, interessante, carina, grazie Adriana, ripeto, troverete tutti i link agli youtuber, ai canali degli youtuber che vedete in questo video qua sotto nel box informazioni, quindi a questo punto non ci resta che andare al supermercato a prendere le gallette, perché non le ho. Sono al supermercato alla ricerca, Adriana, delle tue gallette di mais. Non mi hai dato una marca, quindi io sto cercando gallette di mais in generale. Speriamo di riuscire a trovarle. Allora, mi indicano che sono qua. E queste sono però mini gallette di mais. Allora, queste sono di riso. Queste sono di mais, però piccoline. E poi qua sotto sempre riso. Queste, ecco, le trovate, gallette di mais. Trovate, mi sa che sono le uniche. Poi, vabbè, che non me ne intendo, spero siano buone. Comunque, ci siamo, trovate. Adesso andiamo a cercare la Nutella. Eccola qua. Tanan, tanan, tadan, che avevo comprato qualche giorno fa. Non in previsione di fare questo video, ma perché semplicemente è buona. Ok. Poi abbiamo detto o le fragole o una banana, quindi ho
comprato oggi le banane, quindi direi che potremmo usare questa. E poi il tè caldo, quindi prepariamo il tè caldo. Anche se devo essere sincera, il tè caldo non lo bevo tantissimo quando fa caldo. La tazza più bella del mondo, è un gatto e un unicorno assieme. Però mi piace molto il tè caldo. Però ecco, con il caldo di solito non lo bevo, ne bevo tantissimi in inverno. In estate pochi, però a volte li bevo. Quindi non è proprio così fuori dal mio range, diciamo, questa merenda. Galletta di mais che è più sottile di quanto pensassi. Quelle di riso sono un pochino più spesse, o forse è soltanto questo brand, non lo so. È la prima volta che assaggio una galletta di mais. E poi Nutella, è fantastico vederla quando ancora è intatta, non lo so, sono solo io, non lo so. Nutella. Prepariamo il nostro tè, questo è ai frutti di bosco, è un profumo buonissimissimo, super 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 dolce. Di solito non metto mai zucchero nel tè, però a volte è un po' amaro, invece questo è super super dolce già così naturalmente. Aspetto un paio di minuti e poi direi che la nostra merenda, consigliata da Adriana, che in realtà sarebbe la sua colazione, però la nostra merenda è pronta. Galletta di mais con Nutella e banane e poi tè caldo ai frutti di bosco, perché lei non mi ha detto in realtà un tè in particolare, ha detto solo tè caldo, quindi io ho scelto i frutti di bosco e voilà. Pronti? Per la prima volta assaggio una galletta di mais, quindi non so se mi piacerà o meno. E poi mi sto rendendo anche conto che ho scelto decisamente il rossetto sbagliato per questa challenge, perché rischio di sbavarmi costantemente. Allora, sorprendentemente molto buono. Decisamente promossa questa tua colazione barra merenda, Adriana, ti devo dire la verità, super super buona. Mi sa che ti ruberò l'idea, questo video si sta tramutando in un mukbang, letteralmente. Ragazzi, provatelo, troppo buono. Spazzolata tutta in un nanosecondo, notare, aiuto, spazzolata tutta. Sarà buono, sono curiosa di provarlo anche con le fragole. Adesso è buona anche con le fragole. Questa tazza comunque, se me lo chiedete, l'ho presa da ASOS, non è sponsorizzato, ma me lo chiedete spesso. Ogni volta che la vedo, che ve la mostro, che la vedete, mi chiedete dove l'ho presa, quindi da ASOS, però non so se è ancora disponibile, può essere. Che buon profumo. Vi dirò una cosa, il tè caldo in estate è sottovalutato, ragazzi, rivalutiamolo. Mi ricordo quando abitavo in Olanda e bevevo spessissimo tè caldo, anche durante l'estate, però lì faceva anche molto più freddo rispetto a qua. Però è una cosa che mi manca un po', devo dire la verità, quindi magari lo farò più spesso anche in estate, perché no? Ok, sono quasi arrivata al Burger King e vediamo assieme che cosa mi consiglia Chiara. Mi sa che non ho per niente fame, ragazzi, perché seriamente sto mangiando tantissimo per questo video. Ma vediamo che cosa mi consiglia. Tesoro, allora, per pranzo vorrei che andassi a mangiare al Burger King, che è il mio fast food preferito. Ci sono anche qui i due maialazzi, soprattutto Moiki, che ti salutano. E devi prendere il crispy chicken menù grande con le patatine e ovviamente con la Coca Zero, perché mi sento buona e so che ti piace. Poi, aspetta che mi sono segnata tutto, i chicken fries, che sono curiosa di sapere come sono, i chili cheese bites, che invece a me piacciono tantissimo, e per finire il King Fusion al lampone. Ciao tesoro, speriamo di vederci presto! Ciao Chiara, ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo. E io sono nel frattempo arrivata al Burger King, eccolo qua. Ta-da, ta-da, ta-da. All right, bello, non c'è nessuno. Ci siamo, ragazzi? Eccoci. Special guest nel video di oggi, mia mamma. Non può salutarvi con la mano perché sta portando il vassoio. Ci teneva a portarlo lei e mi ha detto filmami. Ho mandato un bacio. Ok. A tutte. Ok, grazie. Dove andiamo? Dove ci mettiamo? Qua. Bene. Chiara, allora, sono nel tuo fast food preferito, mi sa che mi hai detto che il tuo fast food preferito è Burger King, abbiamo aspettato un po', ma ci siamo. Allora, crispy chicken menu, mi sa, perché appunto io non ci vengo mai, quindi se sbaglio qualcosa scusate, ma mi sono segnata tutto, sono andata alla cassa con l'agenda leggendo, andiamoci in conto.
crispy chicken menu grande con chili cheese bites, se non sbaglio. Ho preso anche questi, che non mi ricordo più che cosa sono, chicken fries. E c'è il crispy chicken, abbiamo la Coca Zero, grazie Chiara che mi ha detto Coca Zero, sai che mi piace. E poi qui c'è il swirl, come si chiama, il gelato insomma con il lampone. Allora, io ho sinceramente tanta paura di assaggiare questo panino, e se mi seguite soprattutto nei miei mukbang sapete anche il perché. Perché io di solito tutti i panini dei fast food li prendo plain, cioè solo carne e pane. Qui invece vedo già che c'è lattuga, insalata, non so che cosa sia, e c'è anche il pomodoro. Perdonatemi, ma io queste cose le devo togliere, perché altrimenti non lo mangerei mai. Non so che cosa sia questo sotto, presumo sia o maionese o formaggio. Non mi piace la maionese, se è maionese però me la farò andare giù. Ho tolto il pomodoro e l'insalata, voi odiate come faccio queste cose, ma a me proprio non piacciono. E, però il pollo sembra buono, quindi qui abbiamo le patatine. Non ho preso il ketchup, non mi hai detto di prendere il ketchup, pensa. Qui non ho preso il ketchup, di solito ho quello, le patatine. Le patatine sono buone. Allora, assaggiamo il panino. Sto struzzando con la patatina. Il pollo è molto buono ed è vero che è crispy, perché si sentono tutto, non so se cos'è, il riso soffiato, i cereali, comunque è molto crispy, è vero. Un po' piccante, però non capisco che cosa sia sta roba sotto. Secondo me è una salsa, io odio le salse, però lo sto facendo per te Chiara. Non è male, però ti dirò, così ci torno al Burger King, potrei anche riordinarlo, ovviamente plain, però senza tutto l'ambaradan di insalata come roba. Allora, le patatine sono buone, anche se devo essere sincera preferisco quelle del McDonald's perché sono più mollicce, cosa che a tutti fa schifo, a me piace, ok? Assaggiamo questi chicken fries, okay? Sono tipo dei bastoncini di pollo, se ho capito bene, bollenti, sorso di Coca Zero immancabile. Sono buoni, mi ricordano i chicken fingers che mangiavo tipo al supermercato anni e anni fa, che li trovavo in supermercato, non mi ricordo di che marca, ma secondo me sono quelli buoni, niente male. E qui i chili cheese bites, ok, non ho mai assaggiato né questi né tantomeno il chili in nessuna sua forma, quindi non so che cosa sia nemmeno, ok? Quindi è, cioè, per me è proprio una grossa sorpresa. Sporcando tutto. C'è il formaggio fuso che è buono, però ci sono dei pezzetti non ben identificati che non ho capito che cosa sia. Penso che questi pezzetti siano il chili, infatti è piccante, non mi piacciono tanto, sono tipo peperoni, boh, non mi piacciono tanto, se lo finisco guarda per te. Se li facessero senza il chili mi piacerebbero, credo almeno, comunque senza questi pezzetti, solo con il formaggio sarebbero buoni. E adesso siamo al King Fusion, non perché mi ricordi ma perché c'è scritto al lampone. Questo è il gelato e di solito il gelato al lampone mi piace molto, quindi dovrebbe piacermi. Qui sono i pezzettini di lampone, non è niente male. Mi ricordo un po' il McFlurry del McDonald's, però il mio preferito è con gli Smarties. Niente male Chiara, questo, guarda, questo te lo ruberò come idea. Beh, dopo questa giornata ci tornerò al Burger King. Me l'hai fatto riscoprire tu.
ragazzi, è arrivato il momento della merenda che mi consiglia Carlita, ok? E, vediamo insieme che cosa mi consiglia, visto che sono in giro, guarderò adesso dal cellulare. Ciao Nicole, è un onore per me essere nel tuo video. Ti dico, cosa vorrei tu mangiassi per merenda? Poiché io sono incinta, come tu ben sai, ho le voglie, ho voglia matta di torta Sacher. Ce la fai Nicole, esaudisci il mio desiderio. Tanto tu riesca a trovare una vera torta Sacher, fallo per me, perché lo desidero tantissimo e vedertela mangiare sarà un po' come mangiarla anche io. Però mi raccomando, non limitarti ad una sola fetta, mangia tutta la torta. Ciao Nicole! Ok, grazie Carlita, carinissima. E quindi adesso andiamo alla ricerca di questa torta Sacher, che vi dico la verità, a Trieste sono abbastanza buone le torte Sacher, per il fatto che siamo un pochino austriaci anche noi, diciamo così, la fanno buona, anche se non è esattamente la mia torta preferita, ma lo farò per te Carlita e ti toglierò questa voglia. E ci siamo. Questo è il posto dove di solito so che le hanno. Vediamo. Allora, qui la Sacher Torte c'era, ma non c'era in versione tortina mini. Visto che Carlita mi ha detto di prendere una torta intera, volevo prendere una torta intera, però di quelle mini. Qui c'erano soltanto le fette. E quindi vado in cerca in un altro posto di appunto quella tortina piccolina. Vediamo se riesco a trovarla. Niente ragazzi, le tortine oggi mi hanno detto che non le hanno fatte, quindi niente tortina, ma ho trovato, vi dicevo, la Sacher Torte a fette, quindi prendo una fetta. Mi dispiace Carlita, non mangio tutta la torta, ma prendo una fetta. Ok Carlita, questa è per te, la Sacher Torte. Io sono ancora sazia, quindi nel video di oggi veramente, cioè, mi fate mangiare come una balena, però ci siamo. Non è male, non è male. Non si sente tantissimo l'arancia. Il cioccolato sopra è sicuramente la parte migliore. Che mi sa che è fondente. Carlita, io ti aspetto a Trieste, ti faccio assaggiare la Sacher Torte triestina. La parte più buona è questa sopra. L'ho quasi finita, Carlita. L'ho quasi finita, anche se non vado matta per la Sacher, solo per te. Ti sto mandando questa energia in modo che tu possa percepire l'energia della Sacher Torte e ti passi la voglia. È arrivata l'ora della cena e anche per cena mi sa che c'è fast food. Adesso vediamo insieme che cosa mi consiglia Gianmarco Zagato, perché ho chiesto a lui di consigliarmi che cosa devo prendere per cena. Vediamo. Ciao Nicole, allora per la tua cena dovresti prendere un McDonald's My Selection Chicken Menu senza il formaggio, perché il formaggio ci fa schifo, grande con la Coca Zero e un dolce a tua scelta. Grazie mille Gianmarco, ok, anche tu sei stato molto carino, non so se lo sai, ma io amo la Coca Zero e quindi questo per me è top. Anche il fatto che tu mi abbia detto che posso scegliere un dolce a scelta, di là mi sa che c'è Gatto Max che vuole entrare, che graffia la porta. E mi piace il fatto che il dolce sia scelta, ti ringrazio per questo. Il menù però non lo conosco, non so che cos'è il My Selection Chicken Menu, mi sa che lo scoprirò presto, andiamo a fare l'ordine su Uber Eats. Allora, sto cercando disperatamente il My Selection Chicken Menu, che ho controllato ed è il menu creato da Joe Bastianic per McDonald's, però non è ordinabile, non capisco perché c'è il McMenu McMuffin Bacon and Egg, McMenu McWrap Pollo alla piastra, c'è il menu Chicken Country, Pollo croccante, Crispy McBacon, Mac Chicken, e poi c'è il menu con i nuggets, Double Chicken Barbecue, Double Cheeseburger, Fillet of Fish, che è quello che prendo io di solito, Big Mac, Mac Chicken saporito, Mac Chicken delicato e il Grand Crispy Mac Bacon. Per un qualche motivo non ci sono invece i panini di Joe Bastianic e quindi non lo posso ordinare. E questo mi dispiace un po' perché volevo assolutamente attenermi alle istruzioni, ok? Attenermi a tutte le istruzioni, però non c'è, quindi non so come fare. A questo punto penso prenderò il McChicken semplice, prenderò quello delicato e mi dispiace Gianmarco, ma qui non c'è, non è che c'è solo Milano, tipo buono, noi a Trieste siamo sfigatissimi, o forse soltanto online non si può ordinare, non lo so. Però a questo punto prenderò il McChicken, McMenu McChicken semplice. No, questi sono i nuggets.
McMenu McChicken, mi hai detto large, patate medie in realtà poi sono grandi, con Coca Zero, e, senza formaggio, no pane, no salsa, no insalata, quindi il formaggio già non c'è, io comunque ci tolgo la salsa e l'insalata che non mi piacciono, visto che posso scegliermi almeno questo sgarro, aggiungi. E poi un dolce a scelta, come sapete io amo i donuts, le ciambelle del McDonald's, in particolare quella con i marshmallow, che sarebbe questa rosa, mamma mia, buonissima, e quindi aggiungi. Ok, è arrivato il mio ordine McDonald's, qui c'è la ciambella e qui abbiamo un po' imbrogliato in realtà, però d'altronde il panino che mi hai detto tu Gianmarco non c'era, quindi purtroppo non ho potuto prenderlo, non so nemmeno appunto se a Trieste c'è o c'è solo in alcune parti d'Italia, boh, non l'ho capita sta cosa. Il nostro menù, tadam, la Coca Zero che puntualmente è sempre rovesciata, ma proprio sempre, cioè non c'è una volta che me la portino integra. E questo è il McChicken e questo bollino presumo voglia dire che è speciale perché non ho preso né l'insalata né il pomodoro, il formaggio già non c'era in realtà, e queste sono le patatine large e qui c'è la ciambella, il mio dolce a scelta. Eccola qua con tutti i marshmallow buonissimi ragazzi, miam. È la prima volta in realtà che assaggio un McChicken, non so perché ma di solito prendo i nuggets al McDonald's, non prendo mai il panino, anche se mi è sempre ispirato, ma se prendo il panino prendo sempre quello con il pesce, il fish filet, non so per quale motivo. Allora assaggiamolo per la prima volta, anche se ok mancano alcuni ingredienti, ma lo sapete io prendo tutto plain. Eric mi sta guardando schifato letteralmente. Senti, questa è la challenge. Sì, sì. Vi devo dire che è buono, a me piace. È simile, molto simile ai McNuggets. È una specie di nuggets gigantesco messo all'interno di un panino. Non è male, a me piace. E le patatine, ragazzi, come vi dicevo prima da Burger King, le mie patatine preferite sono quelle del McDonald's perché sono tutte mosce. Davvero, a me piace, cioè che cosa ci devo fare? Non mi piacciono le patatine croccanti, mi piacciono quelle flosh del McDonald's, quelle così, per me sono le più buone. Sono meglio le patate rosse di casa. Perché... Sì, va bene, è ovvio, sono meglio le patate quelle che fai tu a casa, però queste del McDonald's non sono male. E mentre mangio, ragazzi, The Best of Vasco in TV. Quest'anno non sono stata a Lignano al concerto come l'anno scorso, mi dispiace molto, allora me lo vedo almeno in TV. Ho spazzolato tutto ragazzi, panino andato, cosa? Patatine andate, ho mangiato tutto. Buono? Sì. Volevi un po'? No. E adesso mi manca solo la ciambella, la ciambella. Provatele queste ciambelle ai marshmallow ragazzi, oltre ad essere bellissime sono anche buonissime. Super buone. Sia questa che quella al cioccolato, ma anche quella solo con la glassa. Sono buonissime. Ultimo morso. Sarà buona ragazzi, non potete immaginare. Comunque direi che con questo abbiamo concluso finalmente il video di oggi, che è stato più impegnativo del previsto, sia per la durata che per quello che mi avete fatto mangiare. Comunque ringrazio ancora tutti gli youtuber che hanno partecipato a questo video, grazie mille, bacio grandissimo, non vedo l'ora di leggere 6 km di corsa. 6 km di corsa? Grazie, perché sono grassa? No, per smaltire tutto? Sì. Certo, credici. Questo è tutto, mio family, spero vi piaccia questo video, scrivetemi tutto nei commenti che sono veramente curiosa di sapere se vi piacerà oppure no, perché è un video diverso dal solito. Quindi, bacio grande, a domani, ciao!